Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è martedì 24 novembre, sono le 11:05 del mattino e vi faccio vedere una cosa. Notate qualcosa di diverso? Ebbene sì, abbiamo tolto il tavolo che era qua in salotto perché sta per arrivare il nuovo mobile di IKEA. Allora, praticamente hanno chiamato 5 minuti fa dicendo che sarebbero arrivati tra un quarto d'ora. Sono le 11:00 e 10, e praticamente noi abbiamo scelto l'opzione quando abbiamo fatto l'ordine online dalla consegna dalle 14 alle 18, invece ha detto che sono in zona e quindi arrivano già fra un quarto d'ora. E meno male io sono in casa. No, se non trovava nessuno, come funzionava? Vabbè. Comunque adesso aspetto che arrivino e poi vi faccio vedere. Eccoci ragazzi, allora sono appena andati via, fatto tipo in 10 minuti. Velocissimi. E allora, mobili sono arrivati, cioè il mobile. Ovviamente ci sarà da montarlo, farà Andrea perché io sono un po' una frana in queste cose, però mancano due cerniere, hanno detto che ci richiameranno nei prossimi giorni e ce le riporteranno, spero, in questa settimana e che non ci sia da aspettare la prossima. E comunque ha detto a giorni dovrebbero chiamare e portare le cose. Sono due cerniere. Comunque, allora vi spiego un po'. Praticamente abbiamo ordinato il mobile nuovo della TV. Per la TV abbiamo preso il classico Besta. Abbiamo fatto praticamente l'ordine online perché, come sapete, zona rossa non ci si può muovere. Noi l'IKEA più vicina che abbiamo è a Pisa e quindi non si può andare. E così abbiamo fatto online, non abbiamo voluto aspettare ancora dell'altro perché è già un po' che lo volevamo cambiare, però non abbiamo avuto tempo di andare IKEA prima, poi quando ci si poteva andare hanno chiuso tutto e quindi abbiamo detto sai che c'è, proviamo a fare l'ordine online, cosa che non avevamo mai fatto. Quindi sono andata sul sito di IKEA, ho fatto con il configuratore, come si chiama, il planner, insomma. Abbiamo scelto appunto Besta, abbiamo fatto un po' come volevamo noi. Abbiamo scelto il colore bianco e la struttura però color legno, però quello più scuro. Adesso non mi ricordo di preciso com'è. Vediamo se magari c'è scritto qua. No. Vabbè, comunque è oddio, non mi sfugge, tipo color noce, non è rovere ma è quell'altro. Comunque, questi qua sono tutti. Aspetta, però ve lo posso far vedere così, aspettate. Ecco, praticamente il colore è questo qua, quello pochino più scuro. Inizialmente lo volevo, queste qua sono due mensole. Inizialmente l'avevo fatto l'altro colore, quello più chiaro e bianco, però poi alla fine abbiamo optato per questo perché ci servono i colori più scuri a noi. E strano che non abbiamo preso nero, ma nero era un po' troppo. Quindi niente, questo è il mobile. Qua c'è dello sporco che hanno lasciato loro perché io avevo pulito anche proprio tutto il pavimento. E niente. Quindi appena tornerà, io semmai intanto lo inizio ad aprire e vedo un po' com'è. Però tanto più di tanto non si può fare perché se mancano due cerniere, ora non so di preciso quali sono, comunque. Penso che ormai aspettiamo che arrivino, che ci sia tutti i pezzi e poi lo montiamo. Poi ovviamente quando sarà completato ve lo mostrerò. Ovviamente questo qua antico e vecchissimo finalmente va via. E sì ragazzi, perché no, non ne potevo più di vedere questi mobili così. No, proprio no. Quindi abbiamo chiesto a padroni di casa, ci hanno dato il permesso, ovviamente. Non le portano via, bisogna tenerli qua in casa, però voglio dire, la casa è talmente grande, c'è la mansarda, c'è la taverna, in qualche modo lo mettiamo via. L'unica cosa che rimarrà è quest'altro mobilaccio, che questo proprio no, non possiamo. Ovviamente anche queste due sedie qua andranno su. Dicevo, il mobile, questo qua dietro al divano, questo deve rimanere perché cioè, noi dove ce lo mettiamo, i padroni non lo portano via, poi c'è tantissima
roba dentro di loro. Anche questa cosa non mi piace molto, però anche loro d'altronde non sanno dove metterla e quindi queste cose qua le teniamo. Però già aver tolto il tavolo, che veramente è tutta un'altra cosa, e poi toglieremo il mobile della TV e mettiamo qualcosina di più moderno. Non so se togliere anche questo quadro. Adesso vediamo. È già un passo avanti. Già c'è il divano nuovo. Ormai già un anno anche questo, però. Divano nuovo, il mobile per la TV nuova, per me è già tanto. È solo il mobile quello per la TV, quello basso, è 1,80 m, quindi è abbastanza lungo, ed è solo praticamente la parte quella bassa. Volevamo prendere anche aspettare. Volevamo praticamente prendere, vabbè, il mobile che verrà qua, penso che venga qua, e qua poi noi volevamo mettere una specie di un'altra struttura sempre besta, che veniva tipo qua, che veniva un po' altina, per metterci tutti i DVD che ho. Così qua c'è un casino, ragazzi, vabbè. Metterci tutti i DVD, però non l'abbiamo potuta ordinare online perché c'era poca disponibilità. Quindi semmai quello più avanti. Oppure, se no, ci piacevano mettere qua sopra tipo dei cubi. Però era da trapanare, fare troppi buchi, la casa non è nostra, a me mi scoccia un pochino sinceramente, anche se poi vabbè uno dà uno stucco e via, però non lo so, a me mi scoccia. Quindi per adesso montiamo il mobile besta e poi semmai quando si potrà riuscire andiamo a prendere l'altro pezzo da mettere i DVD. Comunque adesso sono le 11:30, io inizio a fare un po' da mangiare e ci riaggiorniamo più tardi, magari apriamo insieme i vari pacchi. Comunque ragazzi, stavo guardando il documento di trasporto che mi hanno lasciato e praticamente il colore è effetto noce mordente grigio. Bastava leggere semplicemente il foglio che mi hanno lasciato. Comunque, ci vediamo dopo. Allora, qui stanno andando le zucchine. Adesso ci metto un pizzico sale. Ora le copro. E oggi vado a fare un po' di pasta con le zucchine e la ricotta. Anche se è quello vecchio, perché non capivo questo coso qua, questo pacco qua, come mai c'erano così tanti pezzi. E a regola dovrebbero essere tutti i pezzi per comporre il cassetto, quello frontale, a regola. Poi queste dovrebbero essere le cerniere, sempre per il cassetto frontale, e forse quelle che mancano sono quelle per gli altri due. Per le altre due antine. Volevo aprire anche questo, ragazzi, ma è troppo peso, non ce la faccio, quindi aspetto stasera Andrea. E niente, poi semmai stasera non credo perché arriva troppo tardi Andrea, non credo che abbia voglia di iniziare a sistemare. Forse domattina lo inizieremo a montare, ad assemblare se riusciamo, e poi ovviamente lo finiamo appena abbiamo tutti i pezzi. E poi vi faccio vedere il risultato finale. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Pandoro, ragazze, me l'ha portato il mio babbo. Questo qui, appena facciamo l'albero, lo dovremo fare domenica 29, a regola. Poi questo qua ce lo mettiamo sotto l'alberino. Comunque, me l'ha portato il mio babbo. E mi ha portato quello, poi mi ha portato anche il pane, un pezzo di pane fresco. E poi mi ha portato due pacchi di pasta della Molisana, mi ha portato le penne rigate e le farfalle, pacco farfalle? No, i fusilli, pacco quello grosso da 800 grammi.
E niente, qui la situazione è sempre questa, con i pacchi dietro che mi aspettano. E cioè, ragazzi, io a vederle così mi viene troppo voglia di montarle, però so che non so fare. Vorrei fare il casino. Però io adesso mi metto comoda perché ho sempre i jeans, quindi quando sto a casa voglio stare bella comoda. Quindi mi cambio e poi voglio provare a vedere se riesco a fare qualcosa. Ragazzi, è incredibile, ma vero, sono riuscita. Aiuto, se avete sentito uno schio è il mio ginocchio. Dicevo, incredibile, ma vero, ma ho montato una prima parte del cassetto. Questo sarebbe il cassetto frontale, non lo so nemmeno io come ho fatto, ragazze. Comunque, una piccola cosa, sono riuscita a montarla. Poi guardavo qua le istruzioni, adesso dovrei mettere questo pezzo. Però ho visto che ora bisogna usare viti, vitine, io queste cose non sono capace, quindi penso che mi fermo qua e poi continuo Andrea. Ragazze, come avete visto, non ce l'ho fatta ad aspettare Andrea, sono andata avanti perché io se mi metto in testa una cosa, ragazzi, finché non la faccio non sono contenta. E quindi niente, alla fine c'era questa, guardate, uomini e donne, e poi c'avevo questa scatola qua. Che mi chiamava e mi diceva tu apri, apri, insomma. Alla fine l'ho aperta perché volevo vedere che, anzitutto, che ci fossero tutte le cose, che non fossero rotte, che non avessero sbagliato magari anche il colore, perché se non si sa mai, invece tutto a posto. E poi ho guardato un po' le istruzioni, ho detto ma sai che c'è, provo a montare, ad andare avanti un pochetto. E niente, alla fine ho messo praticamente, non so se si vedono questi qua, i piedini della base di sotto, e poi ho messo queste viti qua, sempre la parte di sotto, con il mio cacciavite, ragazze, stranamente l'ho trovato. E adesso vorrei mettere le altre viti che vanno messe nella parte di sopra. Sono 8, 8 e 8, in tutto sono 16. E poi ho guardato un po' le istruzioni perché sono abbastanza intuitive, dai, pensavo peggio. Però, appunto, dicevo, sono andata un po' avanti a guardare, ho visto che c'è una parte che non mi torna, e quindi davvero adesso mi fermo perché non vorrei fare dei danni, e quindi bene, aspetterà Andrea, che magari lui ne se ne intende un po' di più. E anche per mettere queste vite, ragazze, non mi riusciva nei due e tre, ma dico, ma come mai non mi viene? Insomma, alla fine ce l'ho fatta, bastava metterci un pochino più di forza e insomma, alla fine ne sono riuscita. Quindi niente, adesso finisco di mettere quell'altra e poi direi che mi fermo davvero questa volta. Faccio stravolta, ragazzi, non ci si crede, ma ho quasi finito di montare da sola il mobile. Lo so, avevo detto che avrei lasciato perdere, basta, lascio fare Andrea, invece, ragazzi, sono dura, sono testarda, mi ci sono messa e almeno la struttura, la base, l'ho montata tutta a me. Sono soddisfazioni, ragazze, eh? Basta, adesso basta veramente, sono le 6, tra poco. Tanto devo fare la cena, poi va, non ho più voglia veramente. Quindi le altre cose che mancano le lascio ad Andrea, poi tanto comunque c'è da aspettare perché mancano quelle famose,
si chiamano le cerniere. Quindi comunque sia, bisogna aspettare. Però ci siamo quasi, dai. Allora, appena arrivata Andrea con le buste dell'Esselunga perché si è fermato stamani, che aveva i buoni. E allora, vediamo che ha preso. Un pacco di pasta, la molisana e mezzi rigatoni. Che poi c'erano, saranno presi l'ultima volta. Vabbè. Poi ha preso Ferrero Rocher, buoni. La frustina che cercavo, che mi si era rotta. Bellino. Quanto l'hai pagata? 3,99. 2,99. Poi risotto alla parmigiana dell'Esselunga. 1 euro. 5,15 euro. Caffè Lavazza, crema e gusto. Poi, Amutti, quante ne hai prese? 3. 3 di passata Amutti. 1,57 euro. Il brodo, il mio brodo bio di manzo della Star. 2,49 euro, insomma, qualcosa così. Poi un'altra busta, il filetto di salmone al naturale. Ne ho presi due. Ne ho presi due, sì. Questi sono per me. Poi per mangiare mi ho preso questa qui. Sì, focaccina. Una l'ho mangiata e una no. Poi tre Tre confezioni di confezioni di tonno. tonno. Questo qua è proprio quello dell'Esselunga all'olio d'oliva. Ce ne sono tre scatolette in una confezione. 3,85 euro. Poi Maionese, maionese Esselunga. l'altra Mutti, L'altra, la terza Mutti. poi il limone, tè al limone, Bravo. le gocciole, Pacchetto da 500 grammi. finire Ah, le caffè. prese? Sì, e poi La c'è Lavazza, le cialde, le capsule. l'acqua che mi hanno scaldato a macchina, Sì, due casse d'acqua. Santana, una. Una, ok. Grazie. Qui dietro ho messo lo sfondo un po' natalizio, anche se non ho ancora fatto niente in casa di Natale, però a breve facciamo l'albero. Comunque, allora continuo il video che avevo iniziato martedì. Martedì avete visto, mi è arrivato il mobile di IKEA e adesso siamo a venerdì. Vi anticipo già che sono leggermente e delusa da IKEA. Pensavo che questo video sarebbe finito in una maniera, invece finirà in tutt'altra. Diciamo che sono parecchio delusa da IKEA. Penso che non farò mai più un ordine online sul loro sito e andrò direttamente quando mi riservirà qualcosa. Passeranno i mesi prima che mi rivedano. Se potessi tornare indietro, avrei aspettato a prenderlo sinceramente questo mobile e sarei andata direttamente in negozio. Però, come vi avevo già anticipato, era già un po' che volevamo questo mobile, lo volevamo prendere prima di Natale per sistemare un pochino la sala però situazione è questa, siamo in zona rossa, quindi non ci possiamo muovere. Abbiamo deciso di fare questo ordine online. Allora, non so se sapete come funziona l'ordine online sul sito IKEA, anche noi, per noi era la prima volta. Però, allora, praticamente come in tutti i siti online dove comprate cose, scegliete i vostri prodotti, li aggiungete nel carrello, poi inserite i dati. I vostri dati, numero di telefono, voglio sapere se il pacco verrà consegnato piano terra oppure insomma al terzo piano, insomma voglio tutte queste indicazioni anche per calcolare poi le spese di consegna. Noi siamo tranquilli piano terra, quindi veniamo proprio tranquilli. Noi abbiamo speso per le spese di consegna 27 euro. 90, mi pare, una cosa del genere.
Niente, poi voglio sapere come il metodo di pagamento. Poi potete scegliere il giorno in cui volete che la consegna venga effettuata. Ci sono tanti giorni disponibili. Noi abbiamo scelto il primo che c'era, quindi il 24. E poi potete scegliere l'orario o mattina o pomeriggio. Noi avevamo scelto il pomeriggio perché sapevamo che anche Andrea era a casa. Quindi così c'eravamo tutte e due, poi vabbè, alla fine gli hanno cambiato il turno di lavoro, quindi non c'era, però vabbè, c'ero io. E vabbè, quindi consegna il 24 pomeriggio dalle 14 alle 18. Già lì, come vi avevo già detto nelle clip che avete visto prima, non arrivano il pomeriggio, ma arrivano la mattina. Verso le 11 chiamano Andrea. Anche un pochino prima delle 11 gli dicono: guardate, siamo in zona, fra un quarto d'ora siamo lì. Cioè, anche lì voglio dire, se non c'era nessuno in casa, se noi abbiamo scelto un orario perché dovete venire prima, comunque sia, ero in casa, quindi anche lì no problem. E niente, quindi effettuiamo questo ordine e fino a lì tutto perfetto, anche se devo dire che già quando avevamo fatto l'ordine avevamo messo, come vi avevo detto, una cosa in più che non c'era e quindi non ci avevano dato la disponibilità. Però vabbè, finché me lo dici prima, tutto ok. Ma è quando succede dopo che non mi torna il discorso. E adesso vi spiego. Allora, martedì arrivano, prima però vabbè, arrivano, scaricano tranquilli tutti i vari pezzi del mobile e poi alla fine il tizio arriva e dice: guardate, mancano queste due cerniere, però dovrebbero, insomma, a giorni vi chiamano e poi vi mandano i pezzi. Io gli dico: sì, ma quando mi arrivano questi due pezzi? Tranquilla, ti chiamano loro. Cioè, sembrava proprio una cosa molto semplice, facile e soprattutto veloce. Invece non è stato così, ragazzi. Perché? Passano i giorni e qui non si sente nessuno. Mercoledì niente, giovedì niente, e arriviamo a stamani. Stamani si dice con Andrea: ma si chiama o non si chiama? Perché qui sono già 2 giorni che non si sente nessuno. Magari sentiamo un po' a che punto sono, no? Insomma, quando arrivano, anche per sapere, insomma, il giorno per farsi trovare in casa. Qui non si sente nessuno. Allorché Andrea chiama, praticamente quando è stato consegnato il pacco mi è arrivata un'email da Ikea dicendomi se la consegna era andata a buon fine, se c'erano i problemi, insomma mi avevano lasciato un numero. Quindi abbiamo chiamato questo numero, c'era una voce registrata, vabbè, qui abbiamo dovuto scegliere le varie opzioni, poi ci passano un operatore, molto carino e gentile, quello niente da dire. Insomma, gli diamo il numero delle ore perché lei ovviamente doveva sapere i dati, a quale ordine si riferiva, va a guardare e dice: sì, in effetti mancano questi due elementi, questi due pezzi, però la pratica non è ancora stata avviata. Ok, vabbè, gli diciamo quello che ci aveva detto, quello che ci aveva portato i pezzi e gli dice: va bene, ok, allora mi mette in attesa e chiamo appunto quelli che mi hanno portato le cose e sento. Insomma, dopo 5 minuti di attesa, ci risponde e ci dice: guardate, ho parlato con il tizio, ha detto sì che mancano questi pezzi, mancano proprio in magazzino, e quindi ha detto: datemi tempo di avviare la pratica e vi richiamo io fra qualche minuto per dirvi bene le cose. Dopo 10 minuti richiama e ci dice che pezzi stati, insomma, la pratica era stata avviata, però i tempi di attesa erano un pochino lunghi. Andrea gli dice: sì, ma quanto lunghi? Noi volevamo le cose, cioè abbiamo scelto quel giorno apposta per fare, insomma, le cose in anticipo prima del Natale. Non va bene. Insomma, ci dice: i tempi di attesa sono abbastanza lunghi, anche io non capisco come mai, figuriamoci noi, le cose arriveranno il 14 di dicembre.
Io, cioè, senza parole, cioè, mi sono impazzata, cioè, una cosa impressionante perché non è possibile. Cioè, non è possibile che dal 24 per due cavolo di cerniere devo aspettare un mese? Un mese devo aspettare? Io senza parole, ragazze, senza parole. Anche lei è stupita, allibita, anche perché dice non capisco come mai, anche perché il pacco è abbastanza leggero e piccolo, non capisco perché c'è da aspettare tutto questo tempo. Cura Dio, nel senso, ma se poi, cioè, voi l'avete visto quando avete portato il mobile, avete visto che mancavano due cerniere innanzi, allora chiamavate e si aspettava, nel senso, che arrivasse tutto insieme almeno, cioè, anche se c'era da aspettare di più, vabbè che era sbagliato lo stesso perché noi abbiamo scelto, cioè, ci date la possibilità di scegliere un giorno e poi arriva più tardi. Ma poi innanzi porta se ce l'ho, cioè i pezzi portateceli tutti insieme, non a pezzi e bocconi, e poi deve aspettare un mese per gli altri, quasi un mese, cioè così non va bene. Quindi delusione massima. E niente, noi ovviamente il mobile l'avevamo già montato quasi tutto, perché cioè, si pensava che comunque sia, a breve sarebbero arrivati i pezzi, anche se non era questa settimana. Anche la prossima non era un problema, ma non dal 24 al 14 di dicembre. Quindi senza parole, ragazzi. Comunque, ragazzi, vi faccio vedere il mobile, anche se non è finito, perché comunque in questi giorni io farò l'albero di Natale, inizierò a decorare casa. La sala la vedete, quindi non è che vi posso tenere nascosto il mobile fino al 14. Quindi vi faccio vedere adesso com'è. E poi ovviamente quando sarà finito ve lo farò vedere più avanti. Eccolo qua ragazzi, il mobile. Io ho già messo la capannella qua del presepe, qua ho messo le Yankee Candle e per adesso è così. Poi qua davanti ci vanno i due sportelli che ovviamente non possiamo mettere perché mancano le cerniere da mettere qua per appunto attaccarci le antine. Vabbè, allora io praticamente l'ho progettato, diciamo, in questa maniera. Allora, mobile Besta, 1,80 m per 38 per 40, mi sembra che siano così le misure. Poi ho fatto un cassetto dello stesso colore della struttura, cassetto frontale. Il colore, vi avevo detto, era effetto noce mordente grigio. Mentre poi gli sportelli saranno, questi qua dai lati saranno bianchi. Io ho messo momentaneamente i DVD dentro, poi ho messo qua, vabbè, una tazza, vi faccio vedere più da vicino, una tazza quella di New York con le penne forbicine. Poi qua c'è un ripiano dove vanno sempre attaccati i fili, eh. Ho messo il lettore DVD. Telecomandino e lettore DVD. Il cassetto poi si apre in questa maniera. Qua ho messo delle riviste di cucina, di qua invece i miei librini da colorare, matite, pennarelli, eccetera, eccetera. La un block notice. Il cassetto si chiude così. Poi qua però non c'è niente, ho messo altri DVD, la targhetta di New York che poi questa vorremmo attaccare. E niente, qua c'è una bomboniera dei miei amici del matrimonio. E niente, ragazze, qui ho messo un po' di cioccolatini, le Yankee Candle, qua la cornicina di New York e basta. E questo, ragazze, è il mobile quasi finito. Poi, ragazzi, vi faccio vedere un po' come verrebbe con gli sportelli bianchi. I portelli sono così classici, non sono né lucidi, cioè classicone proprio, e verrebbero così. Ora sarà un po' storto, vabbè, insomma, per farvi capire. Ragazzi, dopo il mio sfogo contro IKEA, penso di chiudere qua il video, altrimenti viene troppo lungo. Purtroppo a me è andata così, spero che a voi vada meglio, sia andata meglio, magari appunto a qualcuno
ho ordinato sul sito, è andata bene. E a me è andata così, però ci tenevo a raccontarvi anche questa cosa. E niente, spero che il mobile vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche se avete visto che non è ancora finito. Comunque, bene o male, il mobile è quello. E ovviamente a me piace, nonostante tutto, consegne a parte, comunque sia, il mobile è carino, mi piace. E niente ragazzi, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo presto con un nuovo video.